dopo che i servizi originali della Domenica Sportiva su Sampdoria Milan e su Roma Milan hanno fatto da apripista, commentiamo da Milan Channel in apertura questa edizione di Milan Super Classic 1973-74. È la stagione successiva all'annata culminata nello scudetto della Stella perso a Verona con il punteggio di 5-3 all'ultima giornata in contemporanea alla Juve. Vinse 2-1 contro la Roma. La stagione 1973-74, come abbiamo visto, è iniziata con la sconfitta a Genova, 3-2 a favore della Sampdoria, poi senza immagini della Domenica Sportiva, ma comunque presente sul calendario della squadra rossonera, il Milan ha battuto il Cesena 1-0, poi ha vinto a Roma 2-1 e adesso sta giocando con il Cagliari. Le immagini che stiamo vedendo risalgono al 4 novembre 1973. Abbiamo visto il primo gol della partita al 17° minuto, Ottavio Bianchi. Milan in campo con Vecchi, Anquilletti, Sabadini, Ottavio Bianchi, Schnellinger, Biasiolo, Sogliano, Benetti, Bigon, Rivera e Chiarugi. Qui vediamo intanto Chiarugi che esulta, ma il gol non viene assegnato al Milan. Cagliari che risponde con Albertosi, Poletti, Mancin, Poli, Nicolai, Tomasini, Gori, Nenè, Brugnera, Butti e Riva. Questo è il pareggio del Cagliari al 40° del primo tempo, a 5 minuti dalla fine. Un calcio di punizione contestato assegnato dall'arbitro Reggiani e Gigi Riva fa valere la sua potenza, il suo rombo di tuono per portare il Cagliari sull'1-1. Ottavio Bianchi è uscito per infortunio, sostituito da Ramon Turone. La ripresa inizia, Milan ancora un po' disorientato e va addirittura sotto. Il Cagliari completa la sua rimonta, non soltanto pareggia ma passa anche in vantaggio. E allora la squadra rossonera con tanto carattere si riversa nei pressi dell'area di rigore sarda. Albertosi deve fare ogni genere di interventi per fermare i giocatori rossoneri, ma dal canto suo il Cagliari non disdegna il contropiede, come vediamo in questa immagine che è concentrata sull'azione orchestrata da Bobo Gori, assolutamente scatenato, quella domenica pomeriggio a San Siro, domenica di inizio novembre, clima grigio. Milan che ce la mette tutta per arrivare al pareggio, squadra rossonera che non vuole assolutamente perdere la prima partita della stagione in casa dopo aver assaggiato l'amara sensazione della battuta d'arresto già in trasferta a Genova. C'è Sogliano, che era stato grande protagonista della stagione precedente, che mette in mezzo questo pallone e c'è alla fine la stoccata risolutiva di Chiarugi, 2-2 finale.